Bene, Montevaldo, Sirmione, oggi c'è il sole, per fortuna, il laghetto. Ecco, ho cominciato qui a mettere giù i colori per il tornietto, l'avvolgitore, insomma, ecco, l'avvolgibobine. E ho utilizzato un rosso puro, modello 008, il modello 018 giallo limone, il RAL 7035 grigio medio e il trasparente lucido. Ecco qua. Adesso questi qui li mettiamo un po' all'ombra perché sotto il sole non è che sia proprio il top. 2 più 2 di Noro Orlandi. Qualcuno se le ricorderà, i cantanti. Bene, dopo seguiranno altre modifiche estetiche e il giallo limone l'ho usato per fare il frontale, il posteriore e la testina sopra. Questa qui è la testina, questo qui è il frontale, questo qua è il posteriore. Col buco di aereazione, ovviamente. Dopo, se vediamo se scalderà, ci metto una ventola 12 volt che di quei ne ho più di qualcuna. Bene, questo qui è un video che inizia grosso modo e finisce qua, anche perché questo qui è stato di avanzamento lavori, perché ieri era una giornata che non era proprio il top, insomma. Oh, eccolo qua. Questo qui è l'angolino di mia mamma con le sue piante. Ecco qua. Andiamo un po' indietro, vediamo un po' se riusciamo a... Ecco. Questo qui è l'angolino che prima di esserci tutta questa roba qua, nei primi anni 70, era l'angolino dove c'era il gazebo. E dopo ho preferito, insomma, farlo diventare un angolino un po' istoriato, insomma, ecco. Porca miseria! Ostia! Qui c'è il vento che stava mandando su. Porca mia, qua sta cadendo tutto. Per fare le robe di corsa è così. Cioè, bisognava che avessi fatto il video dopo che ho fatto tutte queste robe. Comunque, pazienza. Comunque è colore acrilico, dunque dovrebbe asciugarsi pressoché subito, almeno spero. Anche perché gli ho dato 3-4 mani, perché il giallo notoriamente non è coprente. Bisogna darci sopra tante mani, il giallo e l'arancio, mentre il rosso invece e il blu sono a pigmentazione molto elevata. Basta una manina, al massimo due, e risolviamo i problemi. Buono, ciao a tutti e ci sentiamo più tardi.